Che bello! Oggi è proprio una bellissima giornata! Iniziano le mie vacanze! Fuori c'è un sole bellissimo e io posso fare tutto quello che voglio! Posso rilassarmi comodamente sul divano, leggere un bel libro, mandare messaggini alle mie amiche, mangiare schifezze tutto il giorno e dormire tutto il tempo che voglio! Ah! Le vacanze sono davvero il mio momento preferito. Non so proprio da dove cominciare. Ho davvero l'imbarazzo della scelta. Beh, penso che inizierò mettendomi in relax sul mio bel divano. Ah, vediamo un po'. Potrei guardare, per esempio, un film di avventura. Oppure un bel film d'azione. Oh, perché no? Un bel film romantico! Ma perché scegliere? In fondo sono in vacanza, posso guardarmeli tutti quanti! In fondo non ho nessun impegno! Oh, bene! Accendiamo la TV e iniziamo! Sarà un vero spasso! Oh, non è possibile! È già mattino! Se non mi sbrigo, farò tardi anche oggi. Sono in super ritardo. Non ho sentito la sveglia e sono rimasto a letto troppo a lungo. Ah, mangerò qualcosa al volo prima di uscire. Oh, meno male. Qui c'è un po' di latte rimasto sul tavolo da ieri. Me lo bevo tutto d'un fiato e corro a prepararmi. Oh, che bevuta che ho fatto. Oh, ora sì che mi sento decisamente meglio. Beh, ora corro a lavarmi i denti. Forza, devo sbrigarmi. Ecco qua, spazzolino, dentifricio e vai. Oh, devo fare più in fretta possibile a lavarmi questi denti. Ho davvero i minuti contati. Beh, secondo me sono già a posto così. Mi mangerò un altro po' di dentifricio per avere l'alito ancora più profumato e voilà! In pochi secondi sono pronto! E adesso non mi resta che preparare lo zaino! Ah, questo film è davvero divertente! È proprio uno spasso! Ma come avevo fatto a perdermelo? Ehi, ma da dove viene questo rumore? Forse dalla televisione? No, credo proprio che si tratti del mio stomaco. Beh, in questi casi non c'è niente di meglio che fare una buona colazione. Già, peccato però che la cucina sia così lontana. Ma chi è che ha voglia adesso di alzarsi dal divano? Ah, stavo così comoda, qui tutta rilassata a guardarmi i miei film. Chissà, forse se mi concentro, con la forza del pensiero, riuscirò a materializzare la colazione proprio qui davanti a me. Forza, Sofì, concentrati. Colazione, colazione, vieni a me. Niente da fare, della colazione neanche l'ombra. E vabbè, vorrà dire che mi alzerò e andrò fino alla cucina. Ah, com'è faticoso dover camminare così tanto! Questa cucina è davvero troppo lontana! E per una persona in vacanza come me non va bene fare tutta questa fatica! Avrò proprio bisogno di tanto riposo! Ah, eccomi! Finalmente sono arrivata in cucina! È stato un lungo viaggio, ma per fortuna ce l'ho fatta! E ora posso dedicarmi con tutta calma alla mia colazione. Vediamo un po' cosa c'è di buono in frigo. Ho già l'acquolina in bocca. Ah, eccoci qua. Questa sì che è una vera colazione coi fiocchi. Brioche, succo d'arancio, yogurt con i cereali. Non manca davvero nulla. E perché no? Più tardi, se dovessi avere ancora fame, potrei anche ordinare qualcosa al bar e farmelo consegnare a casa. Già,
Questa è davvero un'ottima idea. E nel frattempo, mentre mangio, posso anche controllare i messaggi e scrivere alle mie amiche. Ah, queste sì che sono delle ottime vacanze. Oh, perché sono sempre così in ritardo? Non ci posso credere. Tra poco suonerà la campanella di scuola e io sono ancora qui a casa. Devo assolutamente sbrigarmi a preparare lo zaino. Ieri sera me ne sono completamente dimenticato. Ma dove l'avrò messo lo zaino? Qua non c'è, qua dietro nemmeno. Oh cavoli, e ora come faccio ad andare a scuola senza zaino? E soprattutto, che materie ci sono oggi a scuola? Proverò a fare una telefonata ai miei compagni di classe. Loro probabilmente lo sapranno. Allora, aspetta che prendo il mio telefonino. Ecco qua, facciamo il numero. Ecco fatto. E ora speriamo che mi risponda. Pronto? Ciao Luca, sono lui. Senti, che materie ci sono oggi a scuola? Scusi, ma forse ha sbagliato numero. Questo è il numero della pizzeria. Oh no, ho persino sbagliato numero. Ah, non ho più tempo. Prenderò i libri che ci sono qui sul tavolo e speriamo che siano quelli giusti. Allora, qui c'è il libro di scienze, quello di storia. Oh, e ci sono anche le mie cuffie per ascoltare un po' di musica. Beh, queste possono sempre servire. Soprattutto quando ci sono delle lezioni noiose. Bene, ora che ho preso tutto scappo a scuola. E speriamo che non sia ancora suonata la campanella. Arrivo! Ah, ora sì che mi sento veramente sazia. Dopo questa colazione sono piena di energie. Beh, adesso che ho finito di fare colazione, guardare film e mandare messaggi alle mie amiche, cos'altro potrei fare di divertente? Idea! Potrei andare fuori a fare una bella passeggiata nel parco. Oh, perché no? Andare a fare un giro in centro per negozi e fare shopping. Oppure potrei andarmi a prendere un bel gelato. Ma potrei anche andarmi a fare un aperitivo con le amiche. Oh, perché no? Potrei andare al cinema. E se invece andassi a farmi un tuffo in piscina? Oh sì, e così magari mi abbronzo anche. Quante cose che si possono fare in vacanza!